Dunque, buongiorno a tutti, eccoci con Francesco Vilardo che insomma ci siamo permessi nei mesi scorsi, già dall'anno scorso in realtà, proprio da un anno fa, di chiamare un po' il sindacalista del tour, nel senso che comunque si è preso in carico il compito di andare a rappresentare i giocatori. Adesso lo fa in maniera più concreta, Francesco, perché ci confermi che sei tra i candidati del nuovo consiglio dell'ITF, dei giocatori dell'ITF che si va formando. Raccontaci un po' come è nata, insomma, questa idea. Sì, esattamente. Come hai già, diciamo, anticipato tu, io sono già impegnato, diciamo, da un po' di tempo in questa, chiamiamola, lotta, che va a riguardare appunto gli interessi dei giocatori di seconda fascia. Perché già l'anno scorso, appunto, quando c'è il problema del cambio di sistema, del Transition Tour, ero stato abbastanza attivo, mi ero messo in prima linea per cercare di capire bene come funzionasse e appunto una volta capito che la cosa non poteva essere un beneficio per molti giocatori, provare a fare qualcosa. E questa del Players Panel è una cosa a mio parere ottima, nel senso che comunque è un primo piccolo passo fatto dall'ITF nella direzione di noi giocatori. In quanto comunque sono tanti anni ormai che il tour dei giocatori ITF, il tour ITF va avanti quasi senza essere mai Cambiato. sì, esattamente. Per cui questa è una prima parte, un primo passo, diciamo, importante, in quanto perlomeno ci fa capire che vogliono quantomeno un dialogo e vogliono un nostro parere, vogliono vedere un po' la prospettiva che si ha dal punto di vista dei giocatori. Ecco. Quindi per me è già una buona cosa, ma ripeto, è un piccolo passo, perché ovviamente i problemi sono tanti, a mio avviso andrebbe un po' ristrutturato tutto quello che è il sistema tennis. E però è ovvio che questo richiede tantissimo tempo, richiede tanto lavoro e richiede tanta volontà. Quindi bisognerebbe cercare di capire anche effettivamente quali sono gli obiettivi che la federazione si pone e cercare di aiutarli nel cercare di farlo nel miglior modo possibile. Io l'ho fatto quando l'ITF ha mandato l'email che avrebbe istituito diciamo questo consiglio di giocatori, ricordo di aver ricevuto qualche messaggio, telefonata comunque da un po' di giocatori, sia italiani che non, che pensavano appunto di nominare me tra i possibili candidati. E io inizialmente dicevo vediamo, vediamo, poi però quando mi sono accorto che iniziavano ad essere un pochino le richieste, ho detto va bene, vuol dire che comunque l'anno scorso ho fatto un buon lavoro, ci ho messo del mio e la gente evidentemente crede che io possa fare qualcosina e allora non mi tiro indietro. Ecco. Poi, ripeto, è la prima volta che viene istituita questa cosa, quindi non sappiamo nemmeno bene come funzionerà, cosa ci aspetterà. Perché l'ITF in realtà parla di avere determinate videoconferenze, diciamo, nell'arco dell'anno, ma non sono tantissime in realtà. Loro parlano di, se non sbaglio, massimo tre o quattro nell'arco dell'anno. Però la cosa positiva è che comunque avremo un contatto fisso verso il quale possiamo fare riferimento, ecco, cosa che prima Chiaro. mancava totalmente, cosa che Chiaro. prima mancava totalmente. Mi ricordo l'anno scorso, cioè, solo farci rispondere a delle email, per avere delle, diciamo, delucidazioni, così era Un'impresa. una bella lotta, sì. Anche solo per avere delle risposte concrete, ecco. Quindi in questa direzione, diciamo, si è fatto un passo in avanti. Poi, ripeto, c'è tanto da fare, ci sarebbe tanto da fare, ma io non mi sento di
di dire si fa così, si fa così, si fa così, perché è la prima volta che viene istituito, non sappiamo bene quali sono le dinamiche reali che esistono all'interno della federazione, perché non ce ne siamo mai occupati realmente. Per cui prima di avanzare determinate richieste, consigli o non so come vogliamo chiamarle, vorrei capire bene la situazione. Ecco. Ci sono delle cose, ho delle idee un pochino chiare riguardo ad alcuni aspetti, però voglio dire, bisognerebbe sempre andare a vedere la situazione reale, qual è, cosa che al momento non riusciamo ad avere. Chiaro. Senti, tra l'altro l'anno scorso questo tuo impegno, non solo tuo ma anche di altri giocatori, ha dato dei risultati forse insperati all'inizio. Io personalmente non pensavo che si potesse arrivare tanto in fretta a cancellare una riforma che partiva da almeno 3 anni prima. Certo, no, in effetti non ce l'aspettavamo nemmeno noi. E non so nemmeno se sia stato giusto, ecco, che questo cambio sia arrivato a metà stagione. Cioè, sicuramente diciamo, ha fatto bene a tanti giocatori, ma diciamo, è andato a colpire anche un'altra categoria di giocatori. Quindi io onestamente pensavo che lo avrei, cioè, se si fosse arrivata a questa soluzione, ci si sarebbe arrivati almeno alla fine dell'anno. Invece poi è arrivato a metà stagione, aspettatamente. Però quando vai a interpellare gente di un certo calibro, comunque una certa influenza nel mondo del tennis, capisci che questa influenza crea determinate pressioni. E quindi evidentemente grazie anche al supporto di alcune testimonianze siamo riusciti ad ottenere quello che è stato, insomma. Uno di loro è Tony Nadal, se non sbaglio, no? Che tu avevi contattato direttamente. Io ero riuscito a parlare qualche, diciamo un quarto d'ora o meno, 20 minuti al telefono con Tony Nadal, e ricordo essere abbastanza incavolato, ecco, passami il termine, perché probabilmente aveva anche degli interessi personali, nel senso che lui gestisce l'Accademia di Rafa lui a Maiorca, e mi raccontava proprio di avere tutti questi ragazzini che si allenavano, ma non riusciva a mandarli ai tornei perché non c'era modo di poter entrare nei tornei, non c'era modo di poter gareggiare, di poter competere. Questo era uno dei tanti problemi che il nuovo Transition portava. Per cui poi sì, si è espresso lui, poi a ruota sono arrivati Muratoglu, che è rimasto comunque ancora attivo, perché vedo che è sempre attivo. Poi anche Lucic aveva detto la sua, Norman, Magnus Norman, giocatori come Tipsarevic, Bedene, insomma c'è stato un po' di movimento. Senti, prima di addentrarci tra i vari temi tennistici, questa tua passione politica, perché poi alla fine è passione politica, insomma, è una cosa recente oppure ce l'hai proprio nel tuo DNA? No, più che passione politica, io la definirei passione per le cose giuste. Non so, questa cosa sì, è un po' innata, però ecco, siccome appunto vedo delle cose che non funzionano, vedo delle cose che secondo me non sono giuste nel sistema, mi piacerebbe appunto dare il mio contributo per provare a fare qualcosa. Ok. Allora, questo lockdown, questa sospensione poi del circuito che adesso si protrarrà fino al 31 luglio, quindi perlomeno non si gioca fino ad agosto, che conseguenze ha avuto sui giocatori come te, sui giocatori diciamo di seconda fascia, non i top 100 che frequentano il tour maggiore? È stata, cioè, abbastanza dura perché comunque noi siamo giocatori che hanno bisogno di competere, nel senso lontani dalle competizioni è difficile anche programmarsi perché non sapendo bene quando si riprenderà o meno, è difficile fare una preparazione per poter arrivare poi bene
cioè non si ha la data, appunto. Per cui è stato difficile, ecco. Per me particolarmente, perché sono stato, io vivo in un monolocale e quando ero a Sharm el Sheikh, quando è scoppiato un po' il tutto, e tra l'altro lì hanno, cioè dovunque, non solo lì, hanno fermato, hanno stoppato i tornei, erano ancora in corso, dovevamo giocare il secondo turno. E in realtà hanno cancellato il torneo e siamo tornati in fretta, diciamo. E poi non me la sono sentita di venire qua in Calabria, conoscendo un po' le problematiche sanitarie della regione e il fatto anche spesso che magari da infetto avrei potuto portare il Chiaro. virus in casa mia, non mi avrebbe fatto star bene, ecco. Per cui ho deciso di rimanere su a Milano, ma Quindi hai fatto la quarantena a Milano, insomma. è stata dura perché sono stato 2 mesi in un monolocale, puoi immaginare che è Sì. semplicissimo. Ecco. E ho cercato di mantenere un minimo di forma fisica, anche se sono riuscito più o meno il primo mese, poi dopo è andata un po' scemando anche la motivazione. Adesso diciamo sto riprendendo a giocare tutti i giorni, a fare le mie robe fisici tutti i giorni, per cui cercherò quantomeno di ritrovare una forma. Poi è chiaro che bisognerà rifare una preparazione prima di iniziare il torneo. Certo. Dal punto di vista non so, finanziario, ecco. Il lockdown sicuramente per molti è stato un problema, ma soprattutto per quanto riguarda quella fascia di giocatori che magari trovano sostentamento appunto economico nel giocare, non so, il torneo Open in mezzo a due tornei ITF, Challenger, adesso non so, e giocare campionati a squadre. Che molti magari sono stati rimandati o non si sa ancora bene come andrà a finire col campionato squadra. Io rientro in questa fascia di giocatori che ha reale bisogno di giocare campionati a squadre, magari giocare ogni tanto l'Open per cercare di fare un po' di cassa e poi per poi rinvestire Nei nei tornei tornei internazionali. internazionali. Diciamo che secondo me la fascia più colpita è quella lì. I giocatori che cercano di sostenersi da soli, cercando di fare appunto, c'è anche chi magari fa ogni tanto delle lezioni piuttosto che, so, ripeto, tornei nazionali proprio per sostenere. Chiaro. Quindi è quasi più un problema che si è interrotta l'attività nazionale rispetto a quella internazionale dal punto di vista economico. Sì, quella internazionale alla fine è abbastanza risaputo che sono pochi quelli che riescono solo dai prize money internazionali a riuscire a stare a galla, diciamo, passami l'espressione. Certo. Perché le spese sono tante, e ripeto, adesso non so darti un numero preciso di classifica per il quale uno riesce a sostenersi solo dall'attività internazionale. Però non sono tanti, anzi sono pochi direi. Quindi diciamo che se in questi mesi, ipotizzando che il circuito nazionale degli Open o dei campionati a squadre potesse riprendere prima del circuito internazionale, qualche problema si potrebbe cominciare a limare, insomma, per voi. Assolutamente, assolutamente sì, sono convinto di questo. Anche perché probabilmente il tour internazionale riprenderà più tardi. Per cui magari uno un po' ripeto, per far cassa, un po' per riprendere il ritmo partita o prendere un po' quella che è la competizione, secondo me è una cosa che va a vantaggio dei giocatori di seconda fascia, anche di prima fascia, dal punto di vista tecnico. Senti, adesso tra l'altro ci saranno i campionati assoluti a Todi che ritornano dopo 16 anni, dal 22 di giugno. Secondo te è Una bella un'occasione,
Ecco, secondo te è un'occasione questa per tornare un po' a valorizzare il tennis nazionale? Parlo anche dei tornei open, perché se ne giocano tantissimi in Italia, anche con un montepremi molto alto, che hanno anche a volte un tabellone importante, anche un pubblico importante, però poi fanno fatica a trovare, diciamo, un'attenzione dei media all'interno di un circuito che per sua natura è molto globalizzato e molto internazionale. Secondo te dovremmo ricominciare a guardare più in casa nostra, o ormai, diciamo, è quasi impossibile? No, è impossibile, non è. Sicuramente questa è un'occasione per poter quantomeno provarci, visto che comunque adesso mi sembra di capire che in Italia la cosa stia andando scemando, il problema del Covid, magari si potrà riaprire in anticipo rispetto a tante altre nazioni o comunque sicuramente rispetto al tour internazionale, come dicevo prima, per cui sì, è un'occasione per poter provare a dare una certa importanza al, diciamo, tour nazionale, ecco, con i vari tornei open maggiori, con il maggiore montepremi e magari anche crearne di altri. Il problema è che purtroppo il paese, secondo me, non so quanto sia pronto a investire, Certo. data la crisi economica che stiamo attraversando. Faccio fatica onestamente a pensare che già si faceva fatica prima a trovare sponsor per organizzare tornei e cose varie per promuovere il nostro sport. Immagino che adesso sia sì un'opportunità. Abbiamo l'opportunità, ma bisogna anche essere realistici e vedere che crisi economica esiste. Chiaro. Quindi non so quanto sia facile trovare sponsor che abbiano voglia di investire nell'organizzazione di tornei nazionali, Chiaro. anche internazionali, alla fine ci sarà il problema, secondo me. Beh, diciamo che sicuramente anche a livello internazionale un'ipotesi più che probabile è quella che i montepremi si riducano per un certo periodo, insomma, perché immagino che non siano più sostenibili quelle cifre che venivano. Più che altro non credo che i montepremi a livello internazionale si riducano. Posso arrivare a credere che magari ci siano meno tornei a settimana. Chiaro, io non parlo ovviamente di riduzione dei montepremi a livello Challenger ATF, perché meno di Ah, così, insomma, è impossibile. Parlo ovviamente a livello più alto, un torneo ATP 250 che magari aveva un montepremi di 800.000 dollari, adesso potrà probabilmente tagliarsene un 20-30% senza che nessuno si lamenti, ecco. Questo è il discorso. sì, è una cosa che va tenuto conto, insomma, che può succedere. Poi Certo. dipende sempre dal risvolto che quel preciso torneo ha dal punto di vista economico. Cioè, se è un torneo che ha sempre avuto comunque determinati introiti, magari possono anche continuare a tenere montepremi sulla stessa cifra. Chiaro. Poi dipende, Senti, adesso è una situazione nuova, quindi bisognerà cercare di capire cosa succederà, così come ci sarà il problema della classifica da risolvere, certo. perché come puoi immaginare non è una cosa semplice, anzi è tutt'altro che semplice. E sicuramente bisognerà cercare di fare il bene di più giocatori possibili. Immagino sia impossibile o quasi impossibile accontentare tutti. Assolutamente. Ricordiamo che la classifica è congelata dal momento in cui si è interrotto il circuito, quindi da marzo. Senti, entriamo un po' nel tema fondi ATP, WTA, ITF. Anche qui c'è stato all'inizio un tentativo di coordinamento che poi è un po' venuto meno, anche se poi alla fine pare che si sia trovato non un accordo, ma un modo per andare in qualche modo diciamo, a cooperare, anche se indirettamente. ATP e WTA sosterranno i giocatori fino al numero 500 delle rispettive classifiche. L'ITF ha comunicato che
aiuterà i giocatori dal numero 501 al numero 700. Le cifre parlano di $8,000-$10,000 a giocatore, anche per alcuni giocatori di doppio. Secondo te questo intervento è utile, è sufficiente, oppure si poteva fare di più? Guarda, da quello che è venuto fuori, da questo programma di Relief Fund, è di sicuro una mancata, secondo me, comunicazione valida tra i vari enti, nel senso che ti hanno costantemente informato durante questo periodo del coronavirus, dicendoci che stavano lavorando su questo programma, stavano lavorando su una raccolta fondi, finché poi, penso massimo 2 settimane fa, ma forse anche meno, hanno mandato una mail dicendo che con quel programma sarebbero riusciti a coprire 800 giocatori totali tra uomini, donne e doppisti. Poi è successo che sabato scorso, cioè non questo sabato l'altro, la WTA, no, forse era questo sabato, adesso non ricordo. Ricordo che il sabato la WTA ha mandato una mail alle giocatrici che avrebbero ricevuto questo aiuto, diciamo, usando un tipo di criterio per la distribuzione dello stesso. Poi domenica, tra l'altro, una cosa che secondo me andrebbe chiarita, perché a mio parere non è una cosa bellissima, perché la WTA alla fine della mail specificava alle ragazze che avevano ricevuto la mail di non parlare con nessun altro. L'ATP invece ha mandato una mail, ha seguito la WTA alla domenica con un'altra email, specificando i criteri usati, che erano totalmente diversi da quella della WTA. E lì si è scatenato un po' di casino, perché comunque già solo con questi criteri usati dall'ATP e dalla WTA venivano coperti, diciamo, quegli 800 giocatori che c'erano stati, della quale eravamo stati informati precedentemente. Uh-huh. Sì, che io aspettavo un'email dall'ITF. Ho ricevuto anche delle chiamate che mi dicevano, dei ragazzi che mi dicevano, tra cui anche Marcel Ilan, che mi dicevano che bisognava fare qualcosa. Ho detto, ragazzi, noi abbiamo ricevuto la mail dell'ATP, che in realtà la mail dell'ATP l'ha ricevuta solo chi andava a prendere i fondi, ecco, non l'hanno mandata a tutti. Uh-huh. Però, a differenza della WTA, non specificava. Di non parlare. Ok. Non lo specificava. Sì. E niente, io a sti ragazzi gli dicevo, secondo me è il caso di aspettare una mail dell'ITF per vedere, avere una visione un po' più completa e capire meglio cosa sta succedendo. Tant'è vero che poi a lunedì sera, quindi il terzo giorno, diciamo, lunedì sera, l'ITF ha mandato un'ulteriore email che annunciava appunto l'innesto di altri fondi, probabilmente da parte dell'ITF, che sarebbe andata a servire per coprire ulteriori 400 giocatori. Una cosa, a mio avviso, inaspettata, perché vuoi per le pressioni ricevute, vuoi per non so adesso perché l'abbiano fatto, magari l'hanno fatto perché avevano voglia di farlo, dubito, perché a quel punto lo avresti fatto prima. Però comunque è un ulteriore passo che secondo me l'ITF ha fatto nei confronti dei giocatori, perché se tu prima avevi stabilito 800 giocatori e quegli stessi giocatori erano già stati coperti, tu il lunedì mattina ti sei riunito, l'ITF si è riunita il lunedì in giornata, diciamo, ha messo dentro ulteriori fondi per cercare di coprire quantomeno altri giocatori, e sono andati a coprirne altri 400, ecco. E ripeto, non mi piace il fatto che l'abbiano fatto, probabilmente perché hanno ricevuto determinate pressioni.
secondo me, a mio avviso, è una cosa che avrebbero dovuto fare direttamente loro. Ecco. Però comunque, Però sì, comunque meglio che sia arrivata piuttosto che... comunque l'hanno fatto, per cui io la vedo come un ulteriore passo nella direzione dei giocatori. Poi, ripeto, è condivisibile o meno il motivo per il quale è stato fatto. Io, onestamente, come ti dicevo, anzi, avrei preferito che l'ITF mettesse dentro questi soldi già dall'inizio. Senti, parlando invece dei giocatori, però intesi come top players o top 100 comunque, c'era stata la proposta di Djokovic di diciamo alimentare un fondo destinato poi ai giocatori di bassa classifica da parte dei primi 100 al mondo. Una risposta a cui, una proposta a cui i giocatori hanno dato risposte diverse. Tra queste risposte c'è anche quella di Thiem, che è quella che ha avuto più risonanza, che sostanzialmente dice: io ho visto tanti giocatori durante la mia carriera impegnarsi poco, per usare un eufemismo, durante il loro percorso nei future, non capisco perché dovrei dare una mano a questi giocatori. La tua posizione, e soprattutto la reazione che c'è stata, diciamo, a un certo livello di classifica, che è quello appunto di quelli che frequentano il circuito future. Allora, guarda, io onestamente la mia idea è che non sono sicuramente i giocatori quelli che dovrebbero mettere dei soldi, diciamo, per aiutare i giocatori di seconda fascia. Io parto da questo presupposto. Poi, se Djokovic vuole fare un fondo basato sulla volontarietà di uno di un altro collega, allora mi sta bene, perché vuol dire tu sei libero di scegliere, però a quel punto bisogna essere realmente liberi di scegliere. Se uno sceglie di non farlo, non deve essere assolutamente criticato, perché è una scelta che deve essere fatta nella totale libertà. Poi, per quanto riguarda le parole di Thiem, sicuramente innanzitutto vorrei sapere, perché io l'ho letta in inglese, e immagino che quell'intervista sia stata fatta in tedesco, vorrei anche capire se la traduzione Stata effettivamente corretta. è precisa e corretta nel dettaglio. Certo. Se la traduzione è precisa e corretta nel dettaglio, sicuramente Thiem avrebbe potuto usare parole differenti, perché dire che la maggior parte dei giocatori si impegnano come dovrebbero, onestamente, per uno che ha speso una vita a impegnarsi come un matto, dà abbastanza fastidio. Voglio sperare che appunto la traduzione fosse quantomeno non precisissima. Senti, restando in tema giocatori, c'è secondo te un problema relativo al fatto che i governi del tennis, in particolare ATP e WTA, ma in fondo anche l'ITF, dipendono un po' troppo da pochi giocatori, e quindi un po' da quelli che hanno dominato il circuito negli ultimi anni, o perlomeno dal loro pensiero, se non dalle loro pressioni? Sicuramente il loro pensiero ha una certa influenza, come si può ben immaginare. Però onestamente non credo dipendano solo dal pensiero dei top player. Ci sarà la loro influenza sicuramente, però io credo che alla fine ci siano anche altre cose, ecco, diciamo così. Sicuramente una cosa, secondo me, a mio parere, che potrebbe giovare al nostro sport è quella di unificare un po' di più, o addirittura arrivare ad avere un solo ente che possa gestire il tennis mondiale. Perché, come vedi, cioè, anche nella comunicazione tra loro, spesso e volentieri sono in contrasto oppure non chiari. Questo a mio avviso può essere un problema che andrebbe risolto. Se non sbaglio, anche Gaudenzi parlava comunque cercare di avere una linea quantomeno simile tra i vari enti. Poi l'ideale, a mio modo di vedere, sarebbe avere un unico ente che gestisca il tennis mondiale. Però capisco bene che
dopo tanti anni di gestione fondata su questo sistema, è difficile andare a cambiare le cose in questo senso. Però quantomeno avere delle linee guida simili o comunque uniche, secondo me questo sarebbe una cosa che potrebbe portare del bene al nostro sport. Tu hai avuto modo di parlare con Gaudenzi o no? No. Se avessi la possibilità di parlarci, le prime cose che gli vorresti dire? Intanto mi sembra di capire che lui abbia una posizione abbastanza favorevole nei riguardi dei giocatori di seconda fascia, nel senso che non so adesso se è per via della pandemia o meno, però io non ricordo da quando gioco un presidente dell'ATP che si esprimesse in determinati modi nei confronti di giocatori di seconda fascia. Perciò farei complimenti per questa cosa sicuramente. Poi cercherei di capire appunto quali sono gli obiettivi, se uno dei tanti obiettivi è appunto quello di migliorare il nostro sport a livello internazionale, è quello di far vivere, diciamo, in modo degno anche giocatori di seconda fascia con lo sport che fanno, che comunque alla fine io credo che un giocatore che è 500 al mondo è un giocatore che secondo di me altissimo livello, di tutto rispetto e di gran livello, e certo. Secondo me dovrebbe essere capace e in grado di quantomeno avere una vita decente. Io non dico che deve diventare ricco, chiaro, chiaro, di sostenersi sostanzialmente. Sostenersi, sì, arrivare alla fine dell'anno che comunque ha pagato le sue spese e riesca ad avere qualcosina margine, per chiaro, vita. Chiaro. Certo, cioè, almeno questo, per cui cercherei di capire quali sono gli obiettivi. Senti, adesso riguardo, diciamo, al ritorno alla vita normale dopo la pandemia, molti dicono sarebbe meglio, usciamo dal tennis in questo momento, sarebbe meglio non tornare alla vita di prima, perché sarebbe meglio, insomma, affrontare certi discorsi in un altro modo e quindi prendere questa occasione per ripartire in un'altra direzione. Questo forse vale anche per il tennis, quindi diciamo non si tratta forse di un ritorno alla normalità che c'era prima, che è una normalità che comunque diciamo faceva comodo a pochi, ma sarebbe la costruzione di una nuova normalità. Quindi ti chiedo, in quello che tu ti sei posto in questo momento come obiettivo, come nuovo compito, diciamo, oltre a quello di giocatore, qual è l'obiettivo che ti sei posto per una nuova normalità nel mondo del tennis? Cioè, un tennis più equo, un tennis più onesto, un tennis più, non lo so, dimmi tu quali sono i pilastri su cui si vuole fondare la tua attività in seno al Consiglio. Guarda, io come ho già pubblicamente detto con qualche video che ho postato sulle mie pagine social, io credo che l'obiettivo principale, dato che comunque questo Players Panel non avrà potere decisionale, perché questo è stato detto dall'IPF, non avrete potere decisionale, ma l'unico scopo, l'unico compito sarà quello di portare i problemi che esistono nel tour e provare a dare dei consigli dal punto di vista appunto dei giocatori. Ora, se questo è il nostro compito, se questo è il nostro scopo iniziale, quantomeno, almeno è la prima volta che viene istituito questo panel, quindi diciamo che è lo scopo iniziale. Poi se si arriverà un domani ad avere potere decisionale, ben bene. Però al momento è questo il nostro scopo. Per cui quello che è il mio obiettivo principale nel momento in cui dovessi arrivare ad essere un giocatore eletto per il panel, sarà quello di sensibilizzare e andare a colpire, diciamo, l'onestà intellettuale dei due presidenti che diciamo chiederanno appunto
ai rispettivi panel. Nel panel femminile ci sarà Mary Pierce, nel panel maschile ci sarà Mark Rubin. E poi loro andranno di conseguenza nell'executive board, quindi nel board dove si prendono le decisioni, a rappresentare i vostri interessi, per affare i nostri interessi. Okay. Per cui, secondo me, a mio modo di vedere, il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e far conoscere loro quali sono i reali problemi. Non so se ne siano già a conoscenza o meno. Questo non lo sappiamo perché, ripeto, è la prima volta che viene istituita questa cosa. Per cui il primo obiettivo deve essere quello, in modo tale che poi loro possano andare a rappresentarci nell'executive board, portando realmente ciò che è quella che è la prospettiva vista dagli occhi dei giocatori. Secondo me questo è un primo grande obiettivo. Poi, ripeto, sarebbe bello anche avere totale accesso al bilancio finanziario che ha la federazione, anche per provare a capire quali consigli possono essere supportati e quali no. Perché io posso benissimo dire Francesco e Christian domani vogliono andare sulla Luna, però se poi non c'è reale supporto, non esiste un fondo per poterlo fare. Quindi bisognerebbe avere un po' un'idea più chiara di quello che è il bilancio finanziario per cercare di capire e dare dei consigli quantomeno fattibili e concreti. Fondati su dei numeri. Esattamente. Sicuramente ci sono delle cose, secondo me, a mio parere, che si possono andare a rivedere magari in tempi più brevi, perché, ripeto, il cambio del sistema e tutto quanto non credo sia nelle nostre mani, purtroppo. E questo, se anche ci fosse la volontà di farlo da parte delle istituzioni, richiederà tantissimo tempo. Però secondo me ci sono delle cose che possono essere magari riviste in breve termine. Ecco. Ad esempio, io una cosa che dico, poi ripeto, sono supposizioni le mie, perché finché non avrò la totale visione non me la sento di dare delle certezze e delle cose assolute. Chiaro. Però secondo me so che l'ITF, questa è una mia idea, so che l'ITF comunque riceve delle entrate da parte dell'Ivescore vendendo i dati sui nostri match all'Ivescore per poi far sì che esistano le scommesse sulle nostre partite. Ecco, a mio modo di vedere, quei soldi che entrano nelle casse dell'ITF, non dico che spetterebbero tutti a noi, però voglio dire, l'idea di poter utilizzare una percentuale di quei soldi che l'ITF ha in entrata e rigirarli ai giocatori, secondo me è una cosa fattibile. Poi ripeto, non conosco le dinamiche, nessuno di noi le conosce le reali dinamiche. Per cui è una cosa un po' azzardata parlarne adesso. Sì, chiaro, però è un'idea. Però è bene, secondo me, avere comunque delle idee, anche sulla base di queste idee, magari poi uno va lì e chiede determinate cose. Certo. Senti, tu prima parlavi dei giocatori che ti chiamano, ti espongono dei dubbi, parlavi di Marcelli Lana, anche fino a che soglia di classifica ti chiamano e diciamo vogliono essere rappresentati a livello ETF? Cioè, riesci a dare più o meno un'idea di una classifica media? Guarda, ho ricevuto anche una chiamata da un ragazzo americano che in realtà fa solo il doppista e ha avuto solo pochi punti ATP. Perché secondo lui bisognava anche supportare l'idea di aiutare anche chi vuole intraprendere anche solo la carriera da doppista. In alto invece, diciamo, spostandoci invece verso l'alto. No, verso l'alto, guarda, non so, parlavo stamattina con Rocca Battaglia, per esempio, adesso non so come si chiama, o comunque anche gli italiani stessi, ho parlato con un po' di ragazzi,
Però di livello proprio di prima fascia, onestamente, non ho parlato con nessuno. Sono riuscito a parlare con Ilan che mi chiamava l'altra sera, quando appunto era uscita l'email dell'ATP, e lui stesso diceva: io sono rimasto scioccato quando ho visto che davano aiuti dal numero 101. Io sono stato primi 100 e so che comunque a quei livelli come sono le cose, e capisco anche come sono, visto che sono 2 o 3 anni che gioco a livello future. Capisco anche come è la vita da future, dove comunque hai un livello abbastanza buono di tennis, e però devi lottare con qualsiasi cosa. Per Certo. cui, boh, è una situazione che da cambiare è molto difficile. E Però non bisogna so cominciare da qualche parte, bisogna cominciare, insomma, quindi. esattamente. Non so quanto possa incidere il nostro aiuto grazie all'istituzione di questo panel. Però intanto, ripeto, bisogna essere realistici. Non era mai stato istituito prima. Se tu vai a vedere comunque dall'anno scorso l'attività fatta da alcuni giocatori che comunque in qualche modo sono riusciti a far cambiare il sistema che avevano impiantato del Transition Tour, abbiamo ottenuto questa roba qui del Players Panel, l'istituzione del Players Panel. L'ITF di tasca sua in un giorno mette ulteriori soldi per aiutare più giocatori. Vuol dire comunque in qualche modo qualcosa si sta facendo. Muove, certo. Bisogna anche essere realistici. Se poi io voglio dire da quando vado al consiglio ti farà questo, 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 secondo me dico un sacco di cavolate. Benissimo. Beh, intanto, insomma, effettivamente non hai la stoffa del politico ancora, perché un politico avrebbe già fatto molte più promesse che poi non, No. magari non sarebbe andato a mantenere, per cui questo è già un punto di A me partenza. non piace.